già dovuto ricomprare. Oh, da chi siamo? Christian Jack. Ah, qui ci sono gli sviluppatori. E ora siamo in cospetto, al cospetto del padre degli dèi. Dopo 4 ore e 50 siamo alla fine, ragazzi, e qui è pesante. Pesante perché, a parte che è troppo figo. Thora, Doirithin, Varsmaunarleus. Hugrekki þitt og þrautsegla hafa leitt þig langan veg. Í þessu gapandi tómi hefur þú ferðast öll ríkin, fundið rúnirnar, sigrað jötnana. Það var ég, Óðinn, sem gaf þér annað tækifæri þar er blóð Þórs flæðir æðar þín. Láttu þessa miklu gjöf aðstoða þig í loka bardaga þínum, þar sem ég, alfaðirinn, mun vera loka óvinur þinn. Ups. Búðu þig undir bardaga, Þóra. Ekki mistakast að ávinna þér hitli goðana. È tutto un giorno che faccio buona impressione sugli dei Cicino. Quello che la schivata può interrompere gli attacchi, soprattutto quindi se fai, uno fa l'attacco forte può schivare spostandosi all'ultimo momento. Chiaramente musica bellissima, ragazzi. I danni che gli facciamo sono minchia, sono minimi, poi gli attacchi brevi, diciamo quelli veloci. E io mi tengo vorrei tenermi tendenzialmente tutte le i poteri, le cariche dei vari poteri per quando si incazza. E quando si incazza fa una cosa molto brutta. A parte questo. Malissimo. Guardate chi c'è. Ebbene sì. Evoca tutti i boss del gioco. Perché è simpatico. Una alla volta. Eppure. E se no. Uff. Epicissimo questo combattimento. Una colonna sonora pazzesca. Quindi adesso dobbiamo fare questa endurance, praticamente, di riuscire a colpirlo, schivare le sue lance, mentre rispawnano una volta tutti i boss del gioco. Non vorrei dire che si tratta anche un po' di fortuna in base a quale spawn ogni volta. Ma so cazzi. Ok,
per attacco forte non sarebbe neanche malaccio. Ecco. Porca. Ciao Snake, bentornato. No, no, siete arrivati. Ciao, grandissimo, come state? Siamo alla fine. Odino. E questa è una fight che secondo me ti potrebbe piacere perché ha molto di Dark Souls e gioca stile From. Siamo contro Odino, il padre degli dei. Che ovviamente è immune ai suoi attacchi. Madonna santa! Si gli sparò la freccia, la sua lancia stessa. Non lo becca? Ah sì. È andata. Ciao Dragonte, benvenuto! Ciao Snake, grazie mille per il raid, per aver portato un po' di amici. Buona cena, buon tutto, buona serata. E tra poco stacchiamo anche noi perché spero di riuscire a farlo in almeno massimo mezz'ora. Che è la boss finale. La boss fight finale ce la possiamo fare. Come andate invece da voi? Veloci ci teniamo veramente poco. L'odio. L'odio tantissimo. Cioè, ragazzi, si è sentito, si è visto l'animazioncina del raid quando è arrivato Snake? Il primo giro si era lasciato colpire un po' di volte e io non avevo fatto ste cazzate così. Non si è visto? Me lo ricordo difficile, sto boss, me lo ricordo veramente tostissimo. Ale, tutti.
Þér hefur mistað Lendum við fundir Master Season og konar oss, hún sem að ekki gata það. Operazione World of Illusion, quello del Mega Drive in multiplayer. Ah no, aspetta, Land of Illusion era l'esclusiva. Quella con solo Topolino, vero? Che credo ci sia anche su Game Gear. Abbastanza bene il primo, la prima carica di Mjolnir. Sono io? Ah, ce n'è ancora due in circolo e lui le spara ancora. Ma è simpatico, molto simpatico. Audi. Questo. Non ce la faremo neanche se viva, però. Non so neanche come ho fatto a schivarlo di sotto. Chi è che arriva? Ciao. Ciao, che pelo. Aia. Quasi. Poi vedete, due alla volta, così. È tutta la prima parte che dobbiamo fare in maniera più... più safe. Ora voglio provare a usare l'illusione di Loki. Vedere se serve per dirottare le lance di Odino. Se sì, potrebbe essere un aiuto non da poco. Due martellate. Vediamo. Sì. Ottimo. La useremo. Stronzo.
questa ormai è andata. Durata lo scudo. Va bene. Va bene. Due volte possiamo usare l'arco dell'occhio, due volte lo scudo all'ultimo momento. E l'altro è pregare. Non so quali dei, visto che stiamo combattendo il padre degli dei. Ma. Vediamo entro le 8:30 se riusciamo a finire il gioco. Con calma, pazienza. Sto impanicando per utilizzare, per selezionare le skill. Porca. Spero davvero riuscire a farcela entro l'8:30. Dopo staccherei e comunque ragazzi il gioco finisce dopo la boss fight. Poi Cenere, fai una cosa. Pensa a una sfida. Non per oggi. Bravi tutti a avere la mia ricerca di calore. Oh, wait. Ciao Insert! Come stai? Sei arrivato in un momento un attimo concitato?
Vorrei scusarmi. Sì, è la fine. Aspetti che te faccio uno shoutino. Buona domenica. Sì, oggi è domenica. Sì, buona domenica, buona Pasqua, buona serata, buonasera. Benvenuto, com'è andata la giornata? Noi siamo qui dalle 3 e mi sto incasinando coi tasti. Mi sto incasinando veramente coi tasti. E coi poteri a mia disposizione. Perché selezionare in alto non è proprio la cosa più comoda. E stiamo combattendo contro Odino. Che giustamente dopo il meta boss fight evoca anche i boss del gioco. È gestire questa parte qui in maniera perfetta, in modo tale da avere tutte le cure, gli attacchi speciali e il resto. Non così qui, non così. Okay. Che poi non ne spara una anche. Ho già esaurito le cure, ragazzi. Ovviamente qui c'è il suo veleno, il veleno dei... del primo boss. Che fa molto bene. Però ce l'abbiamo, più o meno. Noi ragazzi, tra l'altro, mi vedrete questa settimana, non so ancora quando, se non martedì sul canale del Custode, che cerchiamo di portare avanti il discorso iniziato con la mia conferenza, diciamo, la mia presentazione sul Gaming Awareness. Chiudi. E poi vorrei finire. Ciao Willy, grazie mille per la compagnia, buona cena, buon tutto, buona domenica, di nuovo buona Pasqua! Ricordavo che era unfair il boss, ma non così tanto. Cioè sì, mi ricordo che l'ho bestemmiato parecchio. Yuza!
Benvenuti ragazzi. Tra l'altro io ho visto che stavi giù portando il Metroidvania di Vado Sword. Grande. Qui siamo al boss finale. Che ci sta facendo un culo tanto. Molto carino, esce da un wishlist perché sto aspettando che esca dall'early access. Tra l'altro non so se conosci il team di sviluppo, è lo stesso che ne ha fatto uno su Shin Megami Tensei, non so se è una serie che conosci. Ah, è uscito dall'early access, allora me lo devo recuperare. Lo devo recuperare di sicuro. È stato fatto da un team di sviluppo che aveva fatto precedentemente il Metroidvania di Shin Megami Tensei quando è uscito Strange Journey su 3DS. Ci hanno fatto un remake di Strange Journey. Loro avevano fatto un fan game, appunto, un Metroidvania ispirato. E altro set, sentite, lo pubblichiamo gratis. È uscito solo in giapponese e si può tradurre con una patch che traduce malissimo, letteralmente fa schifo. Però è giocabile, l'abbiamo portato sul canale YouTube di un mio amico. E loro sono gli stessi che hanno fatto quello di Vado Sword. Continuano a scopiazzare, perché ho visto... Madonna santa. Tuo fratello sta in fissa con Shin Megami Tensei, ottimo! Mandamelo! Mandamelo perché qui si troverà bene. Per il momento non abbiamo ancora portato nulla. È una delle cose che vorrei portare un po' di più. Sicuramente è Shin Megami SMT, una delle mie serie preferite, sicuramente di 3JRPG. Lei in piena faccia, vai. Comunque si vede che copiano tanto, perché ho visto il trailer e Diddlyth è praticamente lo sprite Alucard di Symphony of the Night. Soprattutto quando fa il passettino indietro è uguale. Infatti, se non fossi venuto tu a raidarci, volevo portare io un po' di amichetti lì da te, se avessimo finito prima. Ma qui stiamo prendendo le botte. No, prima ho buttato un occhio su Twitch per vedere chi c'era online. E visto cosa stavi portando mi sarebbe piaciuto. Perché l'ho scritto? Qui? Ok. Pareva se non mi colpiva. Allora, attenzione.
sotto la maledetta che avvelena. No, no! Ce la stavo facendo, cazzo! Era andata praticamente. Sì, sì, trovate tutte. Una me ne manca forse, in un punto. Ma quella lì che vedevi prima, che avevi visto, che cercavamo di prendere prima, sì. Infatti abbiamo un sacco di energia. Temo di non aver trovato tutti i templi dei vari dei, per gli altari, perché mi sembra di aver poche cariche di qualsiasi cosa. Queste cose sbaglio, io non devo farmi colpire dalle lance di Odino quando arrivano a prima. Troppo stronzo come attacco. Vale, pure quando si spacca così. Possibile schivarla, però... Madonna santa! Questa volta male, male, male. Poi sbaglio pure i tasti. Vier hefur mistekist að ávinna þér hilli goðana. Cominciamo a vedere un po' intanto chi c'è. Darei dare. C'è Luca Giugio che sta giocando a God of War. Che potrebbe essere un ottimo candidato per rimanere in tema. Mi scoccerebbe parecchio interrompere la live senza aver finito il gioco. Almeno una, già che siamo qua. Però... all'ultimo boss no. Troppo fastidio se non lo sconfiggo. Che poi sono capacissimo di mettermici stasera con calma e ammazzarlo tranquillamente al primo tentativo, eh. Ma sapete anche meglio di me come funzionano queste cose. Porca... Ti leggo adesso. Porca troia, avevo schivato benissimo e ti faccio beccare da quello. Vai ninja! Ninja! Eh sì. Alle tutte e quattro in faccia, va benissimo, a posto. Il gioco non vuole essere finito. Ma te le sparo io le tue cazzo di lancio. Ok. Io feci... Le due per finire Metal Gear Rising, il gioco è accessibilissimo, ma solo al bastonare dovevi tagliare delle cose? Ho presente quella Metal Gear Rising, non ci ho mai giocato però. No, io mi ricordo che questo boss ci ho messo parecchio quando ci giocai su PC.
ricordavo bene. Che poi sto gioco, se uno lo conosce, lo finisci bene, lo finisce in 4 ore massimo. No. Non ti devi spostare se carico. Haha, Dio santissimo, Aladino. Subito quei danni, così non ci penso più. Anche se potrebbe aver senso cercare di tenersi lì. Dai, le tre martellate di fila ci piacciono tantissimo. Peccato. Come in mezzo? Tutti! Qualcun altro vuole approfittare del... Þér hefur mistekist að ávinna þér hylli goðana. Ste lance maledette. E io sono un cretino, perché le lance le posso attirare con la magia di Loki. Quindi vanno a beccare quel simulacro. Solo che spostarmi su di sopra con LR non aiuta. Però ce la posso fare. Eh sì, no, sono a ricerca. Molto larga. Cioè fanno un giro molto largo, però prima o poi arrivano. Madonna! Ah, che cazzo, lo scudo, pensavo che mi bloccasse anche l'ultima. Per l'ultima... Va bene. Fai il tuo cazzo di miasma lì sopra. No, quella dei fulmini! Non ci credo. Ancora vivo. Eh sì. Este que
posso fare. Lo scudo non mi blocca. Mi blocca due lanci su tre. Quindi la prima, l'ultima la devo schivare. E già ci risparmiamo delle cure. È infame di brutto, perché poi dipende da quali boss evoca insieme cosa fare o no. E le lance, le sue lance gliele le uso alla fine. L'unico modo per annullare le lance del divino è o col martello col Mjolnir, oppure farsi beccare. Oppure farsi beccare con lo scudo. Sparare 3. È sparito infatti lo scudo maledetto. Ok, lo scudo l'abbiamo esaurito. Non so come. Cioè, non so come ho fatto a schivarle, infatti non le sto schivando più. Aia. Basta! Ciao Yuza, grazie mille per essere passato, grazie mille per il ride, buona cena, buona serata, buona Pasqua, buona domenica, buona Pasquetta domani. Grazie mille, alla prossima. In faccia. Che ci fosse un save state, potrei salvare adesso, tipo.
svið una minkja. Þér hefur mistekist að ávinna þér hilli goðana. Ragazzi, che fastidio mi sta dando non riuscire a finirlo. Grande, tutti e tre li bello bloccati. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo, sto cazzo. Dicendo con calma. Ragazzi, basta. Þér hefur mistekist að ávinna þér hilli goðana. Basta, 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 lo finirò da solo. Saluto. Se continuare così vuol dire incaponirsi per nulla, siamo qui da 5 ore e mezza, direi che anche basta. Ragazzi, io ringrazio davvero tutti quelli che sono passati, quelli che mi hanno fatto compagnia fino adesso, tutti i Raid, di Snake, di Yuza, ringrazio Nannina, videogiochi sofà, Yuza l'abbiamo già detto, Cenere, Willy, Insert Coin, il Custode, Seravol, Umberto, chi c'è stato poi anche Warbumper ovviamente, grazie, grazie, grazie mille per essere stati con me, per essere passati anche solo per un saluto. Io a questo punto vi porto da... nostro amico Luca che sta giocando a God of War e noi andiamo a salutarlo prima di andare a cena. Ci vediamo, se avrete voglia, martedì sera sul canale del Custode e poi se spippolate qui sotto sul gruppo Facebook trovate anche il sul gruppo, vi avvertirò dove, come, quando e perché sarò online. Grazie mille per essere stati qui, ancora buona Pasqua, buona giornata, buona serata, buona Pasquetta. Ciao! Ci eravamo visti perché eri arrivato con un raid, o se ti avevo visto da qualche altra parte.